Una manifestazione in piazza Orsini per dire vogliamo scuole sicure. Sono i genitori che chiedono a gran voce la sicurezza dei loro figli nel corso dell'anno scolastico dopo i noti fatti legati chiaramente alla sisma arrivano da Pineto, arrivano da Atri, da Basciano, insomma un po' da tutta la provincia, ma soprattutto arrivano dal Molise, i genitori che hanno perso i propri figli nella scuola elementare di San Giuliano, lo ricorderete tutti, dove numerosi bambini persero la vita proprio a causa del crollo della scuola causato da un terribile terremoto. La nota negativa, l'unica probabilmente, di questa giornata è che ci si aspettava sicuramente una maggiore affluenza. Ci si aspettavano più genitori, ci si aspettava che tutti i genitori partecipassero, che ne fossero in tanti. In realtà ne sono davvero molto pochi. La folla che vedete è costituita proprio da quei comitati che vengono da un po' tutta la provincia di Teramo. Ma i genitori di Teramo dove sono? Questa è la domanda che si pongono gli organizzatori. A settembre riapriranno le scuole. Tutto è rimasto così com'era. Le scuole hanno indici di vulnerabilità bassissimi. Molte scuole non sono state affatto calcolate. I piani di evacuazione sono ancora eterogenei e spesso inadatti e sconosciuti. Queste sono le rimostranze dei genitori che si sono riuniti qui, capeggiati dal comitato Assai Scuole Sicure. Dove Leda Ragas ha cercato appunto di riunire tutti per urlare a gran voce. E allora andiamo ad ascoltare intanto il punto di vista di Leda Ragas, che è la portavoce di tutte le mamme Teramane. Siamo qua perché abbiamo notato due modi di fare completamente diversi tra provincia e comune e vogliamo capirne il motivo. La provincia ha fatto tutte le verifiche sismiche nelle C3, per cui le più approfondite, e è stata presa la decisione di chiudere le scuole sotto lo 02, mentre vediamo da parte del comune un temporeggiare per questa decisione. Secondo noi le scuole che hanno un indice inferiore allo 02 hanno anche delle problematiche serie di sicurezza base, ovvero mancano le scale antincendio, le uscite di sicurezza e gli impianti non sono certificati danni. Da quello che ci chiediamo è come possano pensare che noi genitori accettiamo l'idea di far rientrare i bambini in queste scuole. Questa mattina ci sono diversi comitati presenti. Sì, eh, ci sono rappresentanze di Umbria, Marche, Molise, Lazio, c'è cioè il comitato di San Giuliano di Puglia che testimonierà quello che succede quando non si fa la giusta eh, attenzione al, alle strutture scolastiche. Quale sarà il vostro prossimo passo? Il nostro prossimo passo, se necessario, sarà di nuovo la risposta e la denuncia.